Un messaggio di pace e libertà a favore del popolo ucraino si leva anche dal Conservatorio Casella dell'Aquila che ha organizzato per domani 14 aprile alle 17.30 nell'auditorium del Casella un concerto della sua Baroque Ensemble diretta dal maestro Sabatino Serviglio. Musiche di Bacca e Vivaldi con la partecipazione di una studentessa ucraina del Conservatorio, Marianna Volkova, che canterà una canzone dedicata al popolo ucraino e alla nonna, cantante scomparsa da poco. Tutto il mio popolo ha bisogno di sostegno, di supporto, anche non è materiale non anche i pensieri i pensieri perché io so che tanti tanti persone tante persone aiutano tanto molto io canto per l'ucraina anche per mia nonna che è morta già perché lei ha avuto una voce molto bella ma non poteva cantare tutta la vita lei è nata dopo la seconda guerra mondiale quindi non... Uh, non aveva cibo, niente, solo doveva lavorare, quindi mm, io vorrei continuare. Il concerto servirà anche a raccogliere fondi per comprare materiale sanitario da destinare a un ospedale ucraino. L'iniziativa è supportata dai due club Rotary Club L'Aquila e Rotary Club Gran Sasso e dall'Archio Club ed erano presenti i rispettivi presidenti nella conferenza di presentazione. Il direttore del Conservatorio Casella, Claudio Di Massimo Antonio, ha spiegato che il conservatorio è pronto ad accogliere studenti ucraini. La musica è pace. Eh, noi per il concerto di domani non a caso abbiamo scelto di fare un repertorio barocco che più di tutte le altre diciamo, eh, generi musicali unisce le armonie e le melodie in modo eh, molto consonante, quindi in una vera armonia, una vera pace e libertà piuttosto che, che quello che vediamo che sta succedendo oggi a questo popolo purtroppo insomma, martoriato. Eh, lo facciamo con la musica, con quello che sappiamo fare, lanciamo un messaggio a, agli studenti di, questo, di questa nazione che al momento purtroppo hanno dovuto sospendere tutta la loro attività formativa, quindi noi ben consapevoli di questo eh, ci siamo resi disponibili a poterli accogliere il prima possibile nella nostra istituzione.